Sono Daniela Desideri di Sinalunga in provincia di Siena e quella che vi presento è una foto paranormale ottenuta il giorno 25 aprile 2013, verso le ore 7:45. Nel pomeriggio mi ero vestita e truccata per ricevere degli amici. Quando se ne sono andati mi sono messa in pigiama e osservando allo specchio che il trucco aveva una certa armonia di colori, ho deciso di scattare delle foto con l'iPhone, come avevo fatto altre volte. Non ho puntato il telefono verso punti precisi, ma mi giravo e giravo il telefono stesso e scattando in modo convulso. Esaminando le foto per fare una scelta, con mia grande sorpresa ho individuato su un pannello posto sul muro le sembianze di un bambino, che secondo me è Alessandro Favilli, che aveva parlato alla radio qualche giorno prima e del quale avevo visto i video coinvolgendomi emotivamente. Qui di seguito propongo alla vostra attenzione la sequenza delle foto prima e dopo la comparsa della foto con il bambino. Notare in questa serie di foto le inconsapevoli espressioni di Danila. Prima che si presenti il bambino, sembra che avverta qualcosa di strano che gira intorno. Quando il bambino non c'è più, Danila ha il volto sorridente e sembra porgere la guancia sulla quale si appoggia una luce verde, che probabilmente è l'energia del bambino. Nella registrazione in cui parlava Alessandro, Danila chiese notizie di sua madre trapassata alcuni giorni prima. La guida rispose: "Con tua mamma è stato al sole, bellezze adesso con Dio si dà." Forse preannunciavano questa foto. Ed ecco Sant'Erasmo, l'artefice di tutto, che il 27 aprile 2013, cioè 2 giorni dopo, durante una registrazione radio alla presenza dei signori Fabrizio e Simona Zipoli di Firenze, ci conferma che la foto l'ha mandata lui e ce ne promette altre, esortandoci a diffondere documenti che provengono dal cielo per via telematica. Eh sì, sarei contento di mandarvi le foto qui, e l'ho fatto. Sarei contento di mandarti le foto qui. Prosegue dicendo: "Per favore, mi fai piacere se può passargli le mail." Puoi passarmi la email? Insiste dicendo: "Fallo, per favore." A Sant'Erasmo preme enormemente che si diffondano questi documenti con tutti i mezzi telematici.